Benvenuti nella prima edizione del risorteggio dei gironi di Champions League. Dei gironi, degli ottavi, non so neanche più che cosa dico. Ma guardate che siamo di fronte a una follia. Siamo di fronte a qualcosa che rimarrà per sempre storico. Ci rendiamo conto di cosa è successo? Ci stiamo rendendo conto di quello che è accaduto? Guardate che questa, comunque vada, ci saranno quelli che diranno però chissà con quell'altro girone, però qui, però là, però su, però giù. Dico subito che, ragazzi, è giusto ritirarle su, perché comunque si erano sbagliati, l'avevamo visto anche nella prima live reaction che è uscito il Manchester United contro il Villarreal, abbiamo subito detto ma che cosa stanno facendo? Che figura di puntini, lo avevano detto subito, è giusto rifarli, però dall'altra parte sembra una roba di dilettanti allo sbaraglio, ma un livello dilettantistico imbarazzante. Adesso ho visto i post ironici su Gabbomen, su tutti i miei colleghi che fanno tutti i gironi estratti, sono stati più bravi loro, una vergogna. Lasciamo stare, concentriamoci sui nuovi gironi che ricominceranno tra una decina di minuti. Vale tutto quello che avevo detto stamattina, quindi l'altro video che è uscito sul canale è ancora buono, i miei pensieri sono sempre quelli. Sottolineo ancora una volta che siamo così sfortunati che se ci casca il pisello ci rimbalza lì e il primo girone è la caduta del pisello. Adesso vediamo se rimbalza lì, speriamo di no, perché io sono veramente convinto che beccheremo il PSG, ma ne sono matematicamente convinto. Ne ero convinto prima, ho esultato sul 50-50 su prendere lo Sporting, adesso che annullano tutto, rifanno tutto, veramente sono convinto al 110%, è aumentato adesso, che verrà fuori il PSG. Ricomincia! Ma dov'è Arshavin? Dov'è Arshavin? L'hanno ucciso perché non ha fatto le cose che doveva fare. Sogno un sorteggio uguale. Identico. Sorteggio uguale identico. Salisburgo. Ok, e c'è il Salisburgo. Manchester United ancora. Villarreal Manchester United, dai. Ti prego Arshavin, fallo per noi. Ah, ok, Bayern. È già diversa dall'Atletico, eh? Atletico, sei contento? Sei contento, Atletico? Attenzione allo Sporting. Attenzione allo Sporting. Arshavin. Vabbè, ma il City. Vabbè. Benfica. Scommetto che uscirà il Real Madrid. All in sul Real Madrid. Ajax. Quindi noi Villarreal, PSG o Atletico, eh? Villarreal, PSG o Atletico? Villarreal, PSG o Atletico? Una delle tre. Chelsea si ribeccherà il Lille. Ovviamente. Stai a vedere, eh? PSG, Atletico o Villarreal? Atletico. Meglio l'Atletico che il PSG, forse, però ribadisco. Ah, Juve o United? PSG o Villarreal? È sempre il PSG o quell'altra? Ormai è sempre il PSG o quell'altra? Ti prego, Ceferin. Il Villarreal. Ti prego, il Villarreal. Ah, la Juve, per forza! La Juve, per forza! La Juve per forza. Sì. Sì. Meglio che il PSG. Non ci rimbalza. Beh, adesso vediamo se non ci rimbalza lì. Però nel sorteggio sicuramente non ci rimbalza lì. Oh mio Dio.
Oh mio Dio. E l'Inter si becca o Liverpool o Real. Il Liverpool, Inter, Liverpool per forza. E PSG, Real Madrid per forza. Sono tutte obbligate. Tutte obbligate così. Mamma mia. Mamma mia. Pesantissima per l'Inter. E il Real col PSG. Mbappé contro il suo futuro. Messi torna in Spagna contro i rivali di sempre. E Ronaldo ancora una volta contro il Simeone, il Ciolo. Il Chelsea è rimasto con Lille e noi ci becchiamo il Villarreal. Non so cosa dire, sinceramente. Nel senso che è ovvio che ora che li hanno rifatti è una roba strana, è una roba diversa. Si fa un po' fatica a dare un giudizio vero e proprio. Il Villarreal non è facilissima come partita, l'abbiamo visto anche con l'Atalanta, l'abbiamo visto l'altro giorno con la Dea, e quindi non è sicuramente facile. Avrei preferito probabilmente lo Sporting di gran lunga, è sempre meglio che il PSG, che rimaneva sempre lì nell'urna alla fine. È molto più complicata, ma il discorso che ho fatto prima, che nel video, nel primo video che ho pubblicato, nel primo sorteggio, è sempre valido. Cioè, oggi comunque avresti potuto tirare su chiunque, c'era il PSG che in assoluto era la peggiore, l'Atletico Madrid che era quella un pelo meno peggio rispetto al PSG, e sulle altre erano tutte aperte, erano tutte giocate, dipenderà da te. Cioè, il discorso che la Juventus rimane per forza di cose il suo peggior nemico, il peggior nemico della Juventus stessa, vale per tutte le altre. Non sarà una partita facilissima col Villarreal, non sarà facile, non ve la vendo per facile, perché non è così. Questi hanno vinto l'Europa League, sono passati nel girone di Champions, hanno buttato fuori l'Atalanta per passare al loro posto, quindi sicuramente stiamo parlando di una squadra che qualcosa lo sa fare e che sarà difficile, che venderà cara la pelle e ci complicherà anche la vita. Quindi è comunque meglio del PSG, perché beccare il PSG in questo momento secondo me ti metteva assolutamente in una posizione di super svantaggio. Non sono qui a festeggiare, non sono qui nemmeno a dire che c'è andata malissimo. Lo accettiamo, prendiamo quello che è stato, ci ricorderemo per sempre di questa vergogna incredibile della UEFA, di questo errore che ci sta a sbagliare, ma madonna, questo errore è veramente allucinante e va bene così. Va bene così. La Juventus, ragazzi, è sempre quella squadra lì, è quella squadra che fa fatica anche in Italia, con squadre molto più abbordabili rispetto a quelle che c'erano nell'urna. Dovevi sceglierne una. Questa è stata, è sicuramente un pelo più difficile rispetto a quanto avevamo estratto la prima volta, ma vediamo di farcela. Vediamo cosa succederà e cerchiamo di capire se chiave mercato qualcosa potrà succedere, perché chiave mercato ci giochiamo tanto. Noi sappiamo i nostri problemi, sappiamo la situazione della Juventus, sappiamo che navighiamo nell'oro. Qualcosa dobbiamo fare, cioè qualcosa bisogna assolutamente fare.